Benvenuti al decimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al decimo video tutorial per l'introduzione di base all'utilizzo di Ubuntu. Oggi andremo a vedere multimedialità ed Ubuntu, cioè facciamo vedere come Ubuntu sia altrettanto valida come altri sistemi operativi per la lavorazione di file multimediali, dove per la lavorazione di file multimediali intendiamo quei file audio, tipo canzoni, MP3 e così via, oppure video, quindi manipolazione di video e anche creazione, non so, di presentazioni e così via. Come prima cosa, io vi propongo sempre di fare un giro prima su internet e poi, utilizzando l'Ubuntu Software Center, potete andare a cercare tutti quei programmi che possono riguardare questo argomento. Cominciamo dalla manipolazione di file video. Già di suo Ubuntu ha installato alcuni programmi, tra i quali abbiamo. Dovrebbe esserci, ecco, editor video PTV e basta di default. Ovviamente poi possiamo installarne quanti ne vogliamo in base anche alle diverse tipologie. Ad esempio, facciamo una carrellata veloce di tutti i file riguardanti la multimedialità che ho installato io qua. Abbiamo programmi per masterizzare audio e video, iTunes, che è un programma che si trova in formato .deb e serve per gestire eventualmente iPod o iPhone semplicemente per caricare dell'audio. Programmi per la registrazione del desktop, quindi per realizzare presentazioni come quelle che sto facendo io. Editor video PTV, che praticamente non è altro che un editor di file video. Diversi player, programmi per scrivere i sottotitoli che poi andremo a inserire nei film, magari utilizzando VLC o altri programmi. Magari vediamo in futuro come si fa. Programmi per manipolazione di ancora una volta di file video come Lives o OpenShot Video Editor, il secondo lo vedremo velocemente. Altri programmi per registrare il desktop, programmi generali per l'elaborazione di file audio e quindi trasformazione o conversione in altri formati anche per quanto riguarda file video, XBMC, che è un programma che ci permette di trasformare il nostro Ubuntu in un media center e quindi di poter gestire anche utilizzando come monitor una televisione e così via. Per cui vi consiglio di dare un attimo un'occhiata veloce su Google per quello che maggiormente vi interessa e andare a cercare il file inizialmente su Ubuntu Software Center. Se non lo trovate, vedete se esiste un file.deb oppure un'installazione da terminale aggiungendo il repository. Ricordo che abbiamo parlato già di questo argomento. Se dovesse avere problemi, comunque, tra tutti i miei video su YouTube ci sono anche dei video che riguardano l'installazione tramite repository in modo più dettagliato. Quindi andiamo a vedere un attimo dal punto di vista video, tra i tanti programmi che mette a disposizione Ubuntu abbiamo questo OpenShot, che è molto semplice da utilizzare in quanto basterà semplicemente caricare i video, quindi importare i video all'interno del programma e dopodiché posizionarli su questa timeline ed eventualmente procedere con delle elaborazioni. Non lo so, delle transizioni se vogliamo aggiungere due pezzi di video oppure inserire un audio diverso da quello che portava il file di suo e così via. Per cui questo già può essere una valida alternativa. Poi per realizzare il file finale basterà andare semplicemente su esporta video. Un altro programma che io utilizzo tantissimo e lo sto utilizzando per realizzare tutti questi tutorial è il KDENLive. Questo programma ci permette di realizzare veramente dei buoni video tutorial o comunque di fare dei buoni lavori video, permettendoci anche di sovrapporre le immagini o di applicare effetti abbastanza particolari. Veramente questo programma, se avete la possibilità di provarlo e vi appassiona il video editing, vi consiglio di utilizzarlo.
Si trova facilmente andando su Ubuntu Software Center e digitando KDE NLive, già compare, quindi non dovete fare nulla di particolare, basta semplicemente inserire il nome del programma e quindi nella barra di ricerca. E diciamo che questo velocemente è per tutti i programmi che possiamo utilizzare per la manipolazione dei video. Basterà anche andare su Ubuntu Software Center nella barra di ricerca, digitare, non so, presentazioni, vediamo se esce qualcosa. Dovrebbe uscire dei programmi per realizzare delle presentazioni. Basta poi semplicemente cercare o comunque fare un giro su internet, ad esempio questo photo film strip, presentazioni di foto animate, o che so, non saprei, vediamo se ricordo, forse ricordo male il nome del programma. Sì, infatti comunque esiste un programma anche per fare solo le presentazioni, ad esempio per un compleanno o per qualcosa del genere. Spostiamoci adesso per quanto riguarda la manipolazione dell'audio. Per quanto riguarda la manipolazione dell'audio, io vi consiglio vivamente di andare ad installare Audacity perché, a mio modo di vedere, è un ottimo programma open source che esiste per tutti i sistemi operativi, quindi per Windows, per Mac e per Linux, ovviamente. E permette veramente di andare a manipolare i file audio come meglio vogliamo ed è in grado di riuscire a leggere diversi formati audio. E lo stesso i formati in uscita si può esportare un file direttamente in MP3, in WAV, si possono eventualmente fare dei tagli alle canzoni, fare dei mix e così via. Un altro programma che potreste avere piacere ad utilizzare se siete dei DJ e avete un portatile e volete cominciare ad utilizzare Ubuntu anche quando andate al lavoro può essere Mix. È un programma che si trova nei repository e è un programma che ci permette praticamente di avere la possibilità di utilizzarlo come mixer. Certo, magari non sarà carino graficamente come non so, come Virtual DJ che ha anche la raffigurazione dei dischi e così via, però potete già vedere dall'anteprima che è molto semplice da utilizzare e basterà andare nel proprio elenco delle canzoni e caricare un brano sulla sinistra e uno sulla destra e poi mandarli in play e tentare di mixarli. Ovviamente per chi fa questo specie di lavoro, questo tipo di lavoro sicuramente saprà meglio di me cosa dirvi. Di altro non saprei. Sono andato abbastanza veloce proprio perché comunque questi programmi si possono cominciare a utilizzare per passione, non per passatempo. Perché per passatempo magari preferite andare su internet. E poi comunque nella sezione applicazioni multimediali troviamo, non lo so, diversi player, ad esempio io ho installato Banshee che per ora è il player di riproduzione dei file audio di default, ma ho anche installato Rhythm Inbox, poiché utilizzando già Ubuntu da un po' di tempo vengo da altre versioni in cui si utilizzava questo come player predefinito e sinceramente mi piace molto di più. C'è la possibilità anche di registrare dell'audio direttamente utilizzando il microfono del computer, vabbè, VLC, o Caffeine, è un altro programma, è un riproduttore multimediale molto utilizzato in Ubuntu. È anche, a mio modo di vedere, un ottimo riproduttore multimediale perché con pochi passi, che non vedremo qui, ma fidatevi, veramente si fa con 4-5 passi, non di più, si ha la possibilità anche di poter vedere la televisione, di configurare quindi di configurare un ricevitore per il digitale terrestre e quindi di poter tranquillamente andare a vedere la televisione, non so, utilizzando anche il Rai 4. Qua per ora sono pochi perché a casa mia il digitale, insomma, non prende benissimo. Bene, con questo
Penso di aver concluso. Tra l'altro, Caffeine vi permette anche di vedere DVD, di ascoltare dell'audio, ma vi permette anche di registrare anche con registrazioni programmate, di registrare la televisione, quindi di poterla vedere poi in differita. E veramente, credetemi, si installa, basta semplicemente inserire il dispositivo del digitale terrestre e se viene riconosciuto, automaticamente comincia a funzionare. Basterà poi fare solo la scansione dei canali. Magari questo lo vedremo giusto per curiosità più avanti. Bene, per il momento questo è tutto. Vi ricordo sempre che potete trovare ulteriori tutorial sull'utilizzo di base di Ubuntu nel mio sito www.alelinux.it, tutorial e poi videocorsi per Ubuntu di base, oppure utilizzando il mio canale YouTube, andate quindi su Alelinux. Come sempre, se il video è stato utile, lasciate dei commenti. Per quelli che mi seguono, ci rivediamo al prossimo video tutorial. Con questo è tutto, una buona serata.